tante altre volte, a volte entro, a volte no, però sto contento della vittoria, quindi va bene. Hai vinto l'energia di una partita fuori, perché... Eh sì, ho corso fino all'ultimo, ho dato tutto per la squadra, quindi va bene così, quindi va bene. Un'altra l'hai vista, ovviamente, quella colpa via, l'hai vista dalla tribuna. Secondo me hai fatto quasi più fatica in queste partite in alcuni passaggi. Sì, vabbè, diciamo che loro sono venuti qua e sono chiusi di più da Pavia, quindi non è mai facile battere queste squadre. E oggi è importante vincere, abbiamo avuto una dimostrazione che siamo un'ottima squadra e possiamo stare benissimo su. Infatti, almeno per 4 ore sta pulissimo. Non guardiamo la classifica adesso, la vedremo tra un po'. Luiso, sei entrato e sembrava che fossi mai uscito. Hai fatto il leader, gridavi come un'aquila, chiamavi i tuoi compagni, li piazzavi. Complimenti. Grazie, innanzitutto grazie. Ogni tanto i miei compagni dicono che gli rompo un po' troppo le scatole, perché mi richiamo nelle posizioni, la cosa che è importante, che penso sia importante perché faccio spesso un ruolo importante, a prescindere se c'è l'Ovviso un altro, quello ruolo in cui bisogna dettare i tempi, bisogna indirizzare i propri compagni, bisogna andare in pressing e correre bene. E anche Manu lo richiamo per sempre, spero in modo positivo, da persona educata. È stata una partita veramente importante sotto tanti aspetti, l'aspetto appunto dell'aiutarsi, dell'essere sempre positivi. Questo è un gruppo che sta crescendo tanto sotto tanti aspetti, tra quale dimostrazione che ogni domenica il mister ha a disposizione un gruppo importante di 22 giocatori, non ci sono cosiddetti panchinari o titolari. Ognuno di noi vuole vincere, ognuno di noi sa quali sono gli obiettivi della squadra, della società, ognuno di noi vuole dare il massimo. È dimostrazione che ognuno che entra per 5-10 minuti, un tempo, quello che è, dà il massimo per questa maglia e per questo colore. Per tutti e due, cos'è cambiato da Scienza a Grecucci? Il gioco di Scienza è un gioco che secondo me ci voleva più tempo e anche se si stava costruendo qualcosa, però il presidente fa delle scelte, dobbiamo rispettarle, e dimostrazione che ognuno di noi sicuramente dispiace quando c'è un esonero, però i numeri hanno sempre parlato e stanno parlando tuttora, quindi bisogna solo dare merito al lavoro che sta facendo il mister Grecucci, alla scelta che ha fatto il presidente. Noi dobbiamo fare solo e esclusivamente i calciatori, è quello che stiamo facendo. Come ho detto, i numeri parlano e sono dalla nostra parte, dall'altra, da colui che scelta. Fino alle 10:15 primi da soli. Siamo avanti, bisogna continuare così. Adesso abbiamo un'altra sfida. Un pensiero di tutti e due su Palermo, come vi avvicinate a questa partita? Divertimento puro, dai. Sarà una bella partita, ovvio che fa sempre piacere giocare in certi stadi, quindi sarà bellissimo giocare lì e cerco ovviamente ce la butta. Ci provi? Certo. Senza pesi? Quando sono partite secche così... In testa libera tutto poi, può succedere. Tutto può succedere. Però, grande umiltà. Ci vuole grande umiltà, sicuramente. È una palcoscenica importante, una squadra di Serie A. Noi siamo tranquilli, andiamo lì per fare la nostra partita, divertendoci come sempre. E magari sognare penso sia la vita mia della vita, e quindi sarebbe bello ritrovarsi a Genova. Sì, abbiamo già sognato una volta in Uccelli, potremmo anche sognare a Palermo. Era un bel po' di anni che certo. I grigi non si qualificavano al quarto turno, quindi quello è già un punto importante, aver vinto un derby a Vercelli. Siamo belli tranquilli, anche con se la testa libera attacca, no? E di fare la nostra partita con il massimo impegno. Anche perché Marras ha promesso che in caso di passaggio del turno, giocando a Genova, tutti andate a mangiare con un uomo. Io stengo in campo, Stavi già per venire però.
quando hai fatto quelle due corribande. Sì, è bello che comunque ti chiamava continuamente. Accorcia, vai, corri, corri, chiudi. Va. Finché sei dietro, no? Eh? Finché sei dietro, se no, poi dopo non sono andato a bracciare. Peccato quando Boccanò per la palla, che hai fatto quei due, e dopo non sei riuscito. Ci ho provato, e va bene così, basta che lì che fa gol, poi dopo va benissimo.